Direttore Raul Barbieri, qui per parlare di agriturismi. I cittadini vogliono scappare dalle città, questo ci dice la ricerca che avete compiuto con Agritour. Sì, in effetti più che scappare, diciamo che i cittadini, la gente ha interesse sempre maggiore verso il mondo delle campagne, piace lo stile di vita probabilmente più rilassato, più sereno, più sano che la vita in campagna determina. Agritour in questo senso vuole evolvere la propria offerta, la propria immagine, non più soltanto come mondo dell'agriturismo, ma abbracciando tutto quello che è uno stile di vita che è quello tipicamente della vita in campagna. E pertanto AgriLife, che è questo il nome che abbiamo dato a quest'area, rappresenta la grande novità di questa edizione. Ci saranno ovviamente più stand, la mostra ingrandirà e io penso che ci saranno anche, come sempre, stimoli e opportunità di intrattenimento molto interessanti per i visitatori. Ecco, pensare alla campagna forse non solo per il benessere, ma anche come risvolto economico. In un momento di crisi come questo si torna indietro a ripensare, insomma, agli albori, alle origini delle famiglie. Ma probabilmente questi sono anche effetti legati alla crisi economica che ti pone delle riflessioni anche importanti. Certamente è la bellezza della natura in Italia, poi siamo favoriti anche dalla bellezza del paesaggio, della natura in qualsiasi luogo, sia il Veneto, la Toscana o la Sicilia. Certamente tutta l'Italia è molto bella e il piacere di andare in campagna ovviamente aumenta. È chiaro che questo ha comportato un risvolto economico molto interessante e noi alla fine facciamo un'offerta commerciale, portiamo delle aziende ed è indubbio che il mercato legato agli articoli della campagna, tutto quello che riguarda la vita in campagna, è un mercato di forte crescita. I numeri sono estremamente incoraggianti. È stato difficile ricostruire anche per quest'anno l'esperienza di Agritour, portare insomma le aziende ad Arezzo? È sempre difficile organizzare le fiere perché comunque devi chiedere a degli imprenditori di credere in un progetto e di investire del denaro a fronte di opportunità di business che non sono per nulla garantite. Noi si fa il possibile sia nel mondo orafo che agritur in tutti i saloni che facciamo e cerchiamo di farlo con la nostra competenza, la nostra serietà e col massimo impegno. I risultati parlano bene, voglio dire, perché anche il nuovo evento Orafo Golden Italy sta funzionando bene e questo Agritour ci sono risposte importanti. L'importante è seguire quello che fa il mercato, come cambia il mercato e cercare di proporre iniziative che si adeguino a questo. Da questa ricerca viene fuori insomma che un po' gli italiani pensano alla campagna, vogliono ritornare alle origini delle loro famiglie. Sì, c'è tanta nostalgia ma anche un atteggiamento molto attivo di ricercare una seconda vita in campagna. Questo ovviamente è soprattutto vero per chi vive in città, ma non solo per i cittadini in senso stretto. L'interesse più grande è quello di trascorrere del tempo e soprattutto di cercare delle nuove abilità, quindi di rimparare in qualche modo il mestiere di chi vive in campagna. Quindi non è solo un atteggiamento di nostalgia, direi che è un atteggiamento di un interesse attivo, moderno e che produce uno scambio. Su questo scambio ci sono tante attività economiche ed è quello che un po' vuole rappresentare AgriLife, questo nuovo settore di agricoltura. Ecco, ci sono anche comportamenti alimentari nel fare la spesa che guardano sempre di più alla campagna, alla filiera corta, ai farmer market. Sì, senz'altro. Diciamo che le sfere di intervento sono un po' due. La prima è quella dell'autoproduzione dei propri prodotti, quindi la possibilità di coltivare piccoli appezzamenti, anche di utilizzare piccoli spazi come anche una semplice terrazza o un piccolo pezzo di giardino. E il secondo è quello invece di avere un rapporto forte con i produttori, saltando un po' tutto il circuito commerciale. Questo significa sia andare a comprare in azienda o per esempio far parte di gruppi di acquisto che nelle grandi città si stanno diffondendo abbastanza velocemente e poi ancora comprare nei farmers market. Ce ne sono ormai 800 in Italia, è una realtà molto affermata in cui periodicamente i produttori vanno in città a vendere i propri prodotti. È un po' il fenomeno più grande ed è anche quello un po' più strutturato. Su questo inizialmente si partiva solo dai prodotti freschi, oggi nei farmers market si trova veramente di tutto, quindi i consumatori hanno una grande soddisfazione nel comprare.